Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario detto del Darion e oggi non siamo qui per parlare di Napoli, ma di Fantacalcio. Perché? Perché innanzitutto di notizie sul Napoli proprio zero. Ecco, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, zero. E quindi ho approfittato di questa pausa per parlarvi un po' di Fantacalcio, perché ho fatto la prima rosa. E dico prima perché quest'anno ne farò ben due di Fantacalci. Mercoledì farò l'asta per il secondo Fantacalcio, quindi giovedì probabilmente uscirà un video sulla seconda rosa. Comunque, video per dirvi un po' come mi sono mosso in questo primo Fantacalcio, che è un Fantacalcio particolare, perché innanzitutto siamo in 20 e ogni squadra ha il nome di una squadra della serie attuale, e a me è capitato l'Udinese. È un Fantacalcio a listone, quindi non si fa l'asta per i calciatori, ma si comprano i calciatori pagando appunto la quotazione che valgono nel listone. Budget 260 crediti, quindi un budget abbastanza stringente, e modificatore difesa. Ok, queste sono state le regole base di questo Fantacalcio. Partiamo dalla porta. Allora, io in porta ho voluto, diciamo, spendere poco, perché il mio obiettivo era puntare molto sul centrocampo e l'attacco. Secondo me il Fantacalcio si vince in quelle due zone. Quindi ho cercato di prendere un portiere che fosse, diciamo, qualità-prezzo una via di mezzo. Non sono andato sui top in nessun reparto, ragazzi, perché i top valevano l'ira di Dio. Lautaro valeva 40 su 260 crediti, pagare 40 a un solo calciatore era abbastanza difficile, e quindi sono andato alla fine su Svilar, il portiere della Roma, che ho pagato 13. È comunque il portiere della Roma. Tra l'altro sono arrivati Hermoso e Hummels, quindi mi è andata anche bene secondo me, perché Hummels e Hermoso vanno a migliorare il reparto difensivo della Roma. E poi Svilar è un portiere che ti fa anche quelle parate importanti che ti possono alzare il voto. Secondo me è buono anche per il modificatore. È una via di mezzo tra i top e, diciamo, i portieri di fascia medio-alta, come ad esempio Terracciano, Milinkovic o altri. Ecco, quindi sono andato su Svilar perché secondo me era il giusto compromesso. Ovviamente ho preso il secondo della Roma, Ryan, pagato 1, e come terzo portiere non ho preso il terzo della Roma, perché io non sono fan dei tre portieri della stessa squadra, voglio un minimo di alternanza in porta. Allo stesso tempo però non ho preso un portiere che valesse tanto, nel senso che l'ultimo portiere, diciamo, per quotazione che giocava era Vázquez dell'Empoli, che valeva 7, quindi ho detto troppo. Ho deciso quindi di prendere il secondo di una squadra e ho preso alla fine Cici Zola. Perché ho preso Cici Zola? Innanzitutto perché Suzuki, ho letto un po' di pareri in giro, non sembra questo portiere affidabilissimo, e infatti si è visto pure contro il Napoli, che ha fatto quell'entrata da karateka. Secondo motivo, ho letto le parole di Pecchia pre inizio del campionato, che diceva appunto che in porta non c'era una gerarchia ben definita, e quindi ha fatto capire che Cici Zola ogni tanto avrebbe giocato, e quindi ho preso lui. È comunque il portiere del Parma, che in casa può essere una buona chiamata. E quindi la mia porta è composta da Svilar, Ryan e Cici Zola. Totale crediti pagati 15. Passiamo ai difensori. Allora, io in difesa ho fatto un mix. Ho fatto un mix tra difensori da modificatore, perché appunto c'era il modificatore, e poi ho preso anche quelli che piacciono a me, cioè i terzini, gli stati difensori che però giocano quinti di centrocampo, che sono dei veri e propri bug secondo me al Fantacalcio. E io inizio proprio dai terzini che giocano a centrocampo. Ho preso Zortea del Cagliari, pagato 7. Non ha giocato finora perché era infortunato, ma penso che giocherà. L'anno scorso al Frosinone, da gennaio in poi, fece una stagione niente male, mi pare che ha fatto 2 gol e 5 assist in 19 partite da gennaio in poi. Poi ho preso Martin del Genoa, pagato 5. Gilardino ha detto quest'anno che Martin ormai si è inserito bene negli schemi, è un giocatore comunque importante per il Genoa, dovrebbe essere titolare fisso a sinistra e gioca quinto di centrocampo. Poi ho preso Borna Sosa del Torino, il nuovo arrivato in casa Torino, pagato 7. Sosa lo conosco perché è stato uno dei miei pupilli negli anni su Football Manager, è uno dei calciatori che crossa meglio in Europa, quindi dovrebbe essere, diciamo, una sorta di garanzia
a livello di assist. Poi ho preso Biraghi della Fiorentina a 7. Inizialmente ha fatto anche l'esterno a tutta fascia, però poi è arrivato Gosens e quindi è stato arretrato a braccetto sinistro. È pur sempre il capitano della Fiorentina, ha già fatto un gol, dovrebbe tirare i piazzati. A 7 secondo me è una bella chiamata. Poi abbiamo preso De Sciglio a 1, perché io in ogni reparto per cercare di equilibrare ho preso un giocatore a 1. Inizialmente avevo preso Kovacic del Como, poi Kovacic è andato in Polonia e ho avuto quindi la possibilità di cambiarlo e ho preso quindi De Sciglio che all'Empoli, se sta bene, dovrebbe giocare, ma tanto De Sciglio è l'ultima ruota del carro, non penso manco farà una presenza quest'anno nella mia squadra. Poi ho preso Del Prato, questo è un nome che volevo prendere perché anche lui è un nome che conosco bene, pagato 6 crediti, terzino destro all'occorrenza difensore centrale, è una certezza nel Parma. Poi ho preso Mario Gila della Lazio, pagando 5 crediti. Gila, ragazzi, in teoria dovrebbe essere il titolare della Lazio insieme a Romagnoli, sono entrambi infortunati, da poco è tornato ad allenarsi, diciamo che al momento è una scommessa perché non ha giocato ancora ed c'è il nuovo allenatore. Spero che giochi perché secondo me Gila se gioca per il modificatore è buono, specialmente quando la Lazio gioca in casa. E poi ho preso come ciliegina Heehan dell'Atalanta pagando l'8. Ecco, quindi ragazzi, secondo me questa difesa è un buon mix tra terzini che possono portarti bonus e difensori da modificatore. Totale in difesa ho speso la bellezza di 46 crediti, quindi neanche così tanto. Attenzione perché adesso entriamo nella parte clou, andiamo al centrocampo e voglio partire dal giocatore che ho preso a 1, ovvero Buchanan dell'Inter. Era 1. Buchanan, quando tornerà, secondo me verrà usato nelle rotazioni dell'Inter tra campionato e coppa. Ho detto a 1. Me lo prendo proprio senza alcun problema. Premessa importante che mi sono scordato di dire sul centrocampo, ho voluto prendere quattro centrocampisti buoni, diciamo di livello importante. Poi ho preso il quinto e il sesto slot, che sono comunque due giocatori che giocano sempre, e il settimo slot scommessa. E la scommessa che ho fatto gioca nell'Udinese. Ho voluto fare questa chicca comunque, visto che io sono l'Udinese, ho detto prendiamolo un giocatore dell'Udinese. E ho preso Jurgen Ekelekamp, pagato 6 crediti. Ragazzi, Ekelekamp, vi giuro, l'ho voluto veramente prendere con tutto il cuore perché questo è un giocatore che io conosco molto bene perché l'ho usato tanti anni su Football Manager, l'ho seguito anche nella realtà quando stava specialmente all'Anversa. È un giocatore che conosco, non dico a memoria, però l'ho seguito molto. E secondo me all'Udinese può fare molto bene. Ho letto pure di recente che Rooney lo sta pensando di impiegarlo come titolare fisso. Speriamo. Poi ho preso Stanislav Lobotka pagandolo 9. Ho voluto prendere lui perché Lobotka, diciamo, è un titolare fisso. Quindi ho sempre un giocatore che nel peggiore dei casi mi entra, mi prende il 6 e 6 e mezzo, magari ogni tanto pure un assist. Diciamo, lui è il tappabuchi, tra virgolette, nel caso in cui i miei 4 top non giocassero. Poi ho preso Maldini, che è il mio quinto slot, l'ho pagato 9. Maldini, secondo me, quest'anno al Monza può consacrarsi, ha l'arduo compito di sostituire Colpani. Ha già fatto un gol. Lui è un nome che ho voluto prendere perché secondo me sarà l'underdog di questa stagione. E adesso passiamo ai 4 importanti. Allora, vado in ordine di quotazione. Il primo che ho preso è stato Samardžić dell'Atalanta, pagato 16. Perché ho preso Samardžić? Perché secondo me Samardžić all'Atalanta può fare il salto di qualità. Ho cercato anche di fare un ragionamento alternanza Coppa Campionato, nel senso che l'Atalanta, diciamo che il tridente titolare qual è? Lookman, De Ketelaere, Retegui. Quindi loro tre, diciamo di base, dovrebbero giocare anche la Champions League. Di conseguenza, i vari Brescianini, Samardžić, dovrebbero fare il turnover in campionato. E quindi ho detto Samardžić, in teoria, dovrebbe essere quel giocatore che fa l'alternanza e gioca quindi più spesso in campionato. Poi ti dai piazzati. È comunque un investimento importante che ha fatto l'Atalanta. Secondo me, è quel classico giocatore che arriva nel posto giusto per consacrarsi. E quindi l'ho preso. Non costava neanche tanto, 16. Poi ho preso il pupillo Dennis Mann, pagato 19. Ragazzi, Mann è come Gudmundsson lo scorso anno, cioè io Mann lo seguo da quando il Parma è sceso in Serie B, l'anno che l'ho preso da gennaio, che poi sono retrocessi in Serie B, me lo sono seguito pure tutto l'anno scorso in Serie B e quest'anno ho detto lo devo prendere.
è un po' il mio Gudmundsson dello scorso anno. È partito pure bene, 2 gol fatti in 3 partite, gioco in attacco, quindi praticamente ho un attaccante in più al centrocampo. Poi ho preso David Neres del Napoli, pagandolo 21, e questo è un giocatore anche che volevo prendere perché comunque gioca più in attacco che a centrocampo. È entrato in 2 partite, ha fatto 2 assist. Diciamo che David Neres, da lui mi aspetto più assist che gol, però secondo me un 5 gol e 6-7 assist li può portare a casa. E poi ciliegina sulla torta, il top di reparto, Zaccagni, pagato 27 crediti. E ragazzi, Zaccagni è il capitano della Lazio, rigorista. È quello che ha meno concorrenza nella Lazio, perché la Lazio ha tantissimi giocatori in attacco, però Zaccagni è l'unico che gioca sempre. Secondo me quest'anno con Baroni può fare meglio dell'anno scorso, dove ci sono stati vari problemi. Ecco, quindi il mio centrocampo titolare, ragazzi, è Zaccagni, Mann, Neres, Samardžić. Penso che sia un centrocampo di livello importante. E volendo, ogni tanto, quando c'è magari la partita a favore del Monza, c'ho Maldini. E poi c'ho Lobotka, che è il tappabuchi nei casi di estrema emergenza. E poi c'è Kelecamp, che è la mia scommessa. In totale, quindi, a centrocampo ho speso la bellezza di 108 crediti. Ecco, quasi la metà del budget l'ho usato a centrocampo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, ragazzi, è che questa rosa che vi sto dicendo adesso non è la rosa originaria. Perché? Perché io la rosa di questo fantacalcio l'ho dovuta fare prima della prima giornata, poi a settembre c'era la possibilità di fare 5 cambi con un budget extra di 10 crediti, quindi questa non è la rosa originale, ma è la rosa che ho fatto dopo i 5 cambi che ho avuto a disposizione in questa pausa. Ecco, questo magari dovevo dirlo a inizio video, però me lo sono ricordato soltanto adesso. Detto questo, passiamo adesso all'attacco. Allora, io in attacco, ragazzi, ho voluto fare un attacco equilibrato. Ho deciso di seguire una strada diversa dalla maggior parte degli altri fantallenatori, perché la maggior parte, ragazzi, ha preso Lautaro più, per esempio, Vlahovic, e poi 4 scartine, ok? Tipo 15 squadre su 20 hanno Lautaro, una cosa incredibile. Io invece ho voluto fare una cosa più equilibrata, perché a me non mi piace avere quei 3 attaccanti fissi e poi gli altri 3 che so pippe o scartine, che non manco giocano. Perché metti caso che uno dei 3 si rompe, sei fregato. Quindi ho cercato di prendere 5 attaccanti che giocano. Il sesto ha preso a 1 ed è stato Mutandua del Cagliari. Ho preso giusto un giocatore a 1 per riempire il reparto. Partiamo dal quinto attaccante, diciamo, per quotazione. Ho preso Bonny del Parma e l'ho pagato 10. Bonny dovrebbe essere il titolare lì davanti. Non è propriamente un bomber, perché ho visto l'anno scorso nella stagione della promozione non ha fatto neanche 10 gol, però è uno che gioca. Ha tirato anche rigore contro il Napoli, quindi può essere anche un potenziale rigorista, e poi comunque gioca nel Parma, che dovrebbe essere una squadra che dovrebbe fare una stagione tranquilla. Poi ho preso a 12 Vitinha del Genoa, giocatore che, diciamo, è il gregario, è il compagno di reparto di Pinamonti. Loro due dovrebbero essere i titolari del Genoa. L'anno scorso comunque ha avuto poco spazio perché c'erano le teghe e Gudmundsson. Il Genoa lo ha riscattato pagando una bella cifra, quindi sarà titolare, a meno di sorprese. E adesso andiamo ai 3 top, i 3 titolari. Allora, ho preso a 22 Retegui dell'Atalanta. Allora, inizialmente io avevo Lookman, però me lo sono voluto togliere perché non mi fido di Gasperini. Dopo quello che è successo con Lookman, ho detto meglio che ce lo togliamo, e mi sono andato a prendere Retegui, che comunque era più basso di valore rispetto a Lookman. E poi, ragazzi, Retegui secondo me nell'Atalanta è quello che ha meno competizione in attacco, perché l'Atalanta in questo momento c'ha Lookman, De Ketelaere, Brescianini, Samardžić e Zaniolo. Questi 5 sono in teoria giocatori che giocano appunto nei 2 dietro l'unica punta nell'Atalanta. A livello di punte vere e proprie, l'Atalanta in questo momento c'ha solo Retegui e poi Scamacca, che però è rotto fino a marzo. Quindi in teoria Retegui è quello che ha meno concorrenza. Qualche partita sicuramente la salterà per turnover, ma penso che è il giocatore che salterà meno partite per turnover rispetto agli altri. E poi è anche rigorista. È anche vero però che ha tirato i rigori in assenza di Lookman, quindi bisogna vedere adesso se continuerà ad essere rigorista. È partito comunque benone, perché ha fatto 3 gol in 3 partite. Penso che la doppia cifra la supererà senza troppi problemi.
Poi ho preso Dovbyk della Roma, pagato 32. Non è partito benissimo, perché tre partite, fantamedia 5,3. Però è anche vero che viene servito poco e male. Io però penso che sul lungo andare Dovbyk farà una bella stagione. È comunque il capocannoniere della Liga. Ed è anche lui un giocatore che non ha una vera e propria competizione, perché le altre punte della Roma chi sono? Shomurodov, Abraham se n'è andato pure via, quindi anche lui non dovrebbe avere tantissima concorrenza. E poi ragazzi, la punta di diamante di questa squadra, Kvicha Kvaratskhelia, pagato 29. Ragazzi, Kvara lo volevo prendere. Allora, Kvara da quando è arrivato a Napoli non sono mai riuscito a prenderlo. Il primo anno era centrocampista e io lì lo volevo prendere più di chiunque altro, però era andato a un prezzo talmente esagerato che ho detto non ne valeva la pena. L'anno scorso non sono riuscito a pigliarlo, quest'anno ho detto due fanta, in uno deve starci per forza Kvara. Per me con Conte farà una stagione clamorosa, non gioca neanche le coppe, quindi se sta bene le gioca tutte e 38, ed è già partito bene un gol e un assist. Ecco, quindi il mio attacco titolare ragazzi è Dovbyk, Kvara, Retegui. Come riserve c'ho Vitigna e Bonny, che possono ogni tanto giocare se magari hanno una partita a loro favore. Quindi ragazzi, chiudendo, in attacco ho speso la bellezza di 106 crediti e vado a farvi un po' la formazione, diciamo l'11 titolare. Svilar in porta, in difesa Ian, Gila, facciamo Biraghi, però diciamo che in difesa non ho tre titolari certi fissi, varierò in base alle partite. A centrocampo Mann, Neres, Samardžić e Zaccagni, mi piace tantissimo questo quartetto. E poi davanti Dovbyk, Kvaratskhelia e Retegui. Quindi ragazzi, questa è stata la mia rosa. Sarà da podio? Non lo so, perché comunque ci sono altre squadre secondo me di pari e forse anche superiore livello rispetto a me. E vi dico soltanto che in queste prime tre partite ho collezionato 4 punti, facendo un gol, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, 6 gol fatti e 6 gol subiti. E il primo già sta a 9, ha fatto punteggio pieno. Però diciamo il terzo posto è lontano 2 punti, perché il terzo, anzi no, 3 punti, perché il terzo è il Parma che ha fatto 7 punti. Quindi ragazzi, questa è stata la mia prima rosa di quest'anno al Fantacalcio. Ditemi nei commenti se è una rosa che secondo voi può ambire al podio e se è una rosa costruita bene. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Quest'anno penso che farò qualche video sul Fantacalcio, magari di resoconto durante la settimana, a fine giornata. Come ho detto inizio video, mercoledì farò il secondo Fantacalcio, diciamo farò l'asta, quella classica che ho fatto anche lo scorso anno, quindi probabilmente giovedì vi caricherò il video della seconda rosa al Fantacalcio. Detto questo ragazzi, forza Napoli sempre, perché quello fa sempre bene dirlo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.